Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Pillole della Cagranda. Oggi vi portiamo a visitare il nostro piccolo museo, i Tesori della Cagranda, dove vengono esposti e si possono vedere e ammirare dal vivo i grandi capolavori della nostra quadreria. Ci sono ritratti di pittori del calibro di Hayez, Segantini, Carrà, Sironi e tanti altri. E poi vi è anche un'interessantissima collezione di strumenti sanitari usati dai medici del Policlinico tra metà dell'Ottocento e metà del Novecento. In questo momento, purtroppo, causa la pandemia, il museo è chiuso e non è aperto al pubblico, però grazie a un accordo che abbiamo fatto con Google è possibile fare una visita completa e ricca di contenuti utilizzando la piattaforma creata da Google che si chiama Arts and Culture, sia via web che attraverso un'app dedicata. Adesso vi portiamo a fare una piccola visita di quello che è il nostro museo e vi invito però a fare qualcosa di più approfondito utilizzando il link che trovate qua sotto. Quindi vi accompagno. Siamo quindi all'interno del museo I Tesori della Cagranda, che si trova all'interno di Palazzo Uffici, che è l'unica parte di ospedale che è rimasta nell'antico edificio della Cagranda, in quanto l'unica che si è salvata dai bombardamenti del 1943, e il resto invece è diventato università. Quindi l'accesso è proprio da Francesco Sforza 28. Questo museo l'abbiamo inaugurato e costruito per la festa del perdono del 2019. Ed è diviso in due sezioni, la parte artistica sulla sinistra di questo corridoio, dove sono esposti i più importanti capolavori della nostra quadreria, mentre da questa parte c'è una collezione di strumenti medicali e ritratti dei medici che li hanno o inventati o usati, e comunque medici che hanno fatto la storia della medicina moderna. Quindi da una parte la beneficenza all'ospedale e dall'altra dove è stata utilizzata, ovvero sia per la sanità, per la cura di tutti i cittadini. Qui ci troviamo nella prima sala del nostro museo, dove sono esposti i ritratti più recenti che il Policlinico realizza ai propri benefattori, perché la tradizione di dipingere dei quadri gratulatori per i benefattori prosegue ininterrottamente dal 1600 fino ai giorni nostri. E anche oggi, per fortuna, riusciamo ad avere ogni anno due o tre ritratti nuovi da realizzare che il Policlinico commissiona ai giovani artisti dell'ultimo anno dell'Accademia di Belle Arti di Brera. E questi sono due esempi, i primi due che abbiamo realizzato per far ripartire questa tradizione che si era leggermente interrotta nel 2004. E questo invece è un bellissimo busto appena restaurato. Eccoci, in questa sala invece siamo nel cuore dei capolavori della nostra mostra, della collezione della Cagranda. E siamo veramente in mezzo a tanta bellezza fatta da pittori veramente importanti. Abbiamo un Pitocchetto di metà Settecento, abbiamo Hayez, la collezione del Policlinico vanta ben tre Hayez, e questo forse è uno dei più riusciti, dei più importanti. Poi c'è un Giuseppe Molteni con un soggetto simile a quello di Hayez, e abbiamo poi Angelo Inganni. Il ritratto di Angelo Inganni è veramente esplicita la volontà del benefattore, in questo caso Giuseppe Colli, di donare all'ospedale. Infatti lo vediamo ritratto mentre redige il suo testamento, e con questo stratagemma Inganni fa notare che l'occhio del benefattore guarda questo specchio dove è riflessa una scena della festa del perdono, dove venivano esposti i ritratti dei benefattori nel porticato del cortile dell'ospedale, attualmente il cortile dell'università. E quindi è chiara la volontà del benefattore di vedere apparire anche il suo quadro là dove ci sono già gli altri. Qui ci troviamo nella sala forse più importante della nostra collezione. Qui ci sono i maestri capolavori del divisionismo e c'è il gioiello della nostra quadreria, che è questo ritratto di Carlo Rotta eseguito da Segantini.
ed è difatti l'unico ritratto eseguito dall'artista su commissione. In questa sala entriamo nel Novecento, dove abbiamo due ritratti fatti da due protagonisti della pittura di questo inizio secolo, che sono Emilio Gola e Felice Casorati, che spesso, come nel caso di Casorati, partivano da un ritratto fotografico per realizzare il quadro dei benefattori, contestualizzandolo poi con la beneficenza Lacca Granda, e in questo caso sono raffigurati sullo sfondo il cortile dell'ospedale. Eccoci qui, siamo nell'ultima sala del nostro piccolo museo, della parte diciamo dedicata alla quadreria. Siamo verso la metà fine Novecento, abbiamo comunque anche qua dei capolavori importanti come un bellissimo Sironi, un Carrà, e questi due ritratti che esemplificano un po' il tema dell'allegoria. Infatti, dove non c'erano la possibilità di avere un ritratto del benefattore o l'espressa volontà del benefattore di non apparire, l'ospedale provvedeva a realizzare delle allegorie, come in questo caso di Tadini e Usellini. Usciti dalla sezione quadri, entriamo in questa, che è quella dove sono custoditi invece centinaia di strumenti sanitari da metà dell'Ottocento fino ai primi del Novecento, e proprio per testimoniare quel progresso della medicina di cui il nostro ospedale è sempre stato autore, fautore e testimone. E il nostro obiettivo è anche proprio quello di preservare, custodire e tutelare tutti questi attrezzi che vengono dismessi, proprio per testimoniare il progresso della scienza e l'importanza dei nostri medici, delle nostre scuole di medicina per tutta la sanità. In queste teche sono custoditi invece gli strumenti di ostetricia e ginecologia, con una bellissima collezione, tra cui spicca come pezzo principale il forcipe usato direttamente da Luigi Mangiagalli. Dopo questo altro viaggio insolito all'interno del Policlinico di Milano, finisce qui anche questa puntata di Pillole della Cagranda. E quindi non ci resta che darvi appuntamento per giovedì prossimo per scoprire un'altra chicca nascosta del nostro ospedale. Quindi a giovedì prossimo, sempre qui su questa pagina.